Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Io sono Martina, questo è Aim and the Books e il video di oggi appartiene ad una categoria alla serie BookTube Italia Legge Indipendente. Vi spiego in che cosa consiste questo progetto. Qualche notte fa, soffrendo di insonnia, ho fatto un giro su YouTube e ho visto un video di Miss Tortellino che parlava di questa iniziativa da lei promossa. In pratica, ogni mese un gruppo di booktuber a cui mi sono aggregata sceglie di leggere un libro appartenente ad una casa editrice indipendente. La casa editrice viene scelta con il sito random.org. Alla fine, tutti insieme, l'ultimo giorno del mese, pubblichiamo sul nostro canale il video relativo al libro della casa editrice scelta che abbiamo letto. La casa editrice di gennaio era la Minimum Fax. Ho aderito immediatamente a questa iniziativa anche perché avevo già letto qualcosa della Minimum Fax proprio in questo mese, perché si va in linea, diciamo, con il mio progetto di lettura del 2017, che è arricchire la conoscenza degli scrittori americani contemporanei. E la Minimum Fax ha una collana di libri, i classics, che sono dedicati proprio a questi scrittori. Sono contentissima di aver aderito all'iniziativa, sono contenta anche di aver letto questo libro, per cui bando ai preamboli, ve lo mostro e ve ne parlo. Il libro è L'opera galleggiante di John Barth. Allora, io ho conosciuto questo libro e quest'autore grazie ad un altro libro, sempre della stessa casa editrice, che è Americana di Luca Briasco. Questo libro, di cui poi vi lascio il link sotto, Americana, è un percorso attraverso 40 scrittori americani contemporanei e che è perfettamente in linea con il mio progetto di lettura e che fra l'altro vi straconsiglio perché è un libro veramente ben scritto. Fra l'altro Briasco ha tradotto e ha fatto da editor a moltissimi libri di autori americani negli ultimi anni. Grazie al libro di Briasco ho scoperto John Barth, che è poi un autore importantissimo della storia della letteratura americana ed è stato anche di fondamentale importanza per la nostra letteratura, non solo europea, ma anche quella italiana, perché è il fondatore della letteratura postmoderna. Ma partiamo dall'inizio, quindi dalla trama di questo libro, cioè l'opera galleggiante. Inutile dire, perché si è già capito, che a me questo testo è piaciuto tantissimo. Allora, protagonista dell'opera galleggiante è Todd Andrews, un avvocato 52enne che vive in Maryland, lo stato in cui John Barth ambienta quasi tutti i suoi romanzi. Todd Andrews è un personaggio estremamente esilarante ed è un personaggio che sembra veramente di poter toccare con mano. È un uomo paranoico, attento fino all'estremo ai dettagli dell'esistenza, ma è anche un uomo che non riesce a prendere delle decisioni definitive, non riesce nemmeno a vivere per troppo tempo dentro una stessa personalità. Infatti, oltre ad essere un cinico, come ben si presta al mestiere che svolge, è anche una persona poco sicura di sé, poco sicura delle sue decisioni, delle sue idee, e che cambia continuamente modo di essere, come se cambiasse vestito. Quindi, durante l'adolescenza si comporta come se fosse un santo. Poi ad un certo punto abbandona questo ascetismo per diventare un vero e proprio diffamatore dell'esistenza e quindi abbandonarsi al cinismo. Ma che cosa fa nascere la vicenda? Il fatto che una mattina, non ben precisato giorno di giugno, il 20 o il 21, il protagonista narratore non se lo ricorda più, si sveglia e decide che la soluzione ideale per tutte le sue paranoie, per tutti i suoi problemi, per le ansie della sua vita è da ricondurre al suicidio. Consapevole che l'unica soluzione possibile sia questa, si appresta a vivere l'ultimo giorno della sua vita e noi lo seguiamo attraverso gli incontri che conduce durante l'arco della giornata, dalla frequentazione dei compagni di motel in cui vive, perché risiede appunto in un albergo, all'incontro con la donna che frequenta e ai colleghi di lavoro. Il personaggio è in qualche modo legato ad un triangolo sentimentale piuttosto strano perché
condivide la moglie del suo migliore amico, ma con il pieno consenso dell'amico stesso, il quale ha deciso che per il benessere del proprio matrimonio è necessario che sua moglie soddisfi i suoi desideri. E il suo desiderio è stato anni prima quello di avvicinare una relazione con Todd. Per questo questa donna viene condivisa con piena accettazione da parte di tutti e due gli uomini, forse con una maggiore passività da parte dello stesso Todd, che in fondo vive con passività, con sì, è assertivo praticamente nei confronti di tutto, come dicevamo, senza riuscire a prendere una vera e propria posizione in merito a nulla. Noi seguiamo la giornata di Todd Andrews attraverso appunto il suo lavoro, attraverso gli incontri che fa, fino a quando non arriverà alla fine della giornata alla decisione definitiva di capovolgere l'idea con cui si era svegliato al mattino. Quindi se al mattino era certo che si sarebbe suicidato e così avrebbe risolto i suoi problemi esistenziali, la sera ha cambiato idea. E non sto facendo nessuno spoiler, perché questo è il messaggio che il narratore ci comunica praticamente nella seconda pagina del libro. Perché si chiama L'opera galleggiante? Si chiama così per tanti motivi. L'opera galleggiante è lo showboat, cioè quella barca, quella grande nave ormeggiata sulle città fluviali negli Stati Uniti, dove si tengono degli spettacoli negli anni 30, negli anni 40, ed è il luogo in cui il protagonista si reca insieme a Jeanette, che è la figlia della donna che condivide con il migliore amico e che non si è mai capito se effettivamente sia figlia dell'amico o figlia sua. Ma l'opera galleggiante è anche la barca che lo stesso Todd Andrews da anni cerca di costruire e che con grande inettitudine non riesce a portare a termine. Lui è un po' come il protagonista della coscienza di Zeno, è un po' lo Zeno Cosini che continua a rimandare la decisione di smettere di fumare, prova e non riesce mai a finire. Ecco, è la stessa posizione, lo stesso atteggiamento che assume Todd Andrews. Perché in effetti poi l'opera galleggiante vera e propria è la vita stessa. Tutto ciò che l'autore ci vuole dire è che le persone che vivono all'interno del romanzo, ma tutte le persone che ci sono concrete, reali nel mondo, non fanno altro che cercare di galleggiare, di cercare un equilibrio nelle situazioni instabili e di barcamenarsi per non affondare. La particolarità di questo romanzo però non è soltanto la trama, che di per sé già incuriosisce molto il lettore, ma è soprattutto il modo in cui è scritto. Ora, se siete appassionati lettori di Italo Calvino e credete che Se una notte d'inverno un viaggiatore sia una grandissima novità letteraria, sarò molto dispiaciuta a dovervi dire che in realtà Calvino non ha fatto niente di così originale, e io ci sono rimasta anche abbastanza male, perché comunque credevo che Calvino fosse in ogni caso un innovatore nel panorama della letteratura italiana. Bene, non è così. La letteratura postmoderna è tutta americana ed è stata probabilmente pionieristicamente inventata da John Barth, perché in questo romanzo per tutto il tempo il narratore vi ricorderà che state leggendo un libro, che non si tratta di una finzione letteraria, anzi cercherà di smascherare costantemente tutti quegli artifici che normalmente i narratori cercano in qualche modo di camuffare. Anzi, il narratore dialoga con il lettore, lo invita a partecipare alla stesura stessa del romanzo, a dare delle interpretazioni personali, a prendere con le pinze le verità che vengono enunciate, e ricorrerà molto spesso anche a degli espedienti non solo narrativi ma anche grafici squisitamente appunto postmoderni. Vi faccio vedere solo questo per tutti. Ad un certo punto il libro, praticamente il testo, si divide in due parti, diventano due colonne. Eccole qua, dove la storia si racconta in forma parallela. Dirà nel preambolo a questa strategia narrativa il narratore che dal momento che la storia non poteva essere raccontata da un unico punto di vista, perché c'erano delle variabili che non si potevano ridurre ad un'unica lettura, ha deciso di scindere in questo modo il testo. Già questo è un espediente che
era assolutamente nuovo per i tempi in cui il libro fu scritto. Pensiamo che uscì nel 1956, però l'editore costrinse Barth ad espungere le parti più innovative del libro. Poi, quando fu ripubblicato 11 anni dopo, nel 67, Barth andò ad introdurre nuovamente tutte quelle novità, sia grafiche che narrative, che era stato costretto ad eliminare dalla prima versione. A me è piaciuto tanto anche il modo in cui tutto il testo è fitto di riferimenti psicologici, ce ne sono tantissimi. La scelta che il protagonista fa di suicidarsi all'inizio, che poi viene smontata durante il corso di tutto il libro, ha un suo antecedente esplicitamente richiamato, cioè in barba a tutti i sotterfugi freudiani. Qua viene spiattellato tutto, perché il protagonista è anche quell'uomo che a un certo punto ha dovuto rimuovere il cadavere del padre impiccato da casa, e quindi ritroviamo una corrispondenza diretta fra la sua decisione di suicidarsi e questo antecedente che Todd non riesce in nessun modo a spiegarsi. Tanto non se lo riesce a spiegare che per anni, e questo spiega la sua paranoia, continua a raccogliere degli appunti che poi colleziona dentro delle cassette della frutta, e questi appunti, che lui chiama l'indagine, sono finalizzati a racimolare nella memoria, quindi nel filtro distorto del ricordo, che con gli anni naturalmente perde la sua obiettività, tutti quei dati che possano giustificare il suicidio del padre e trovare una motivazione più profonda alla scelta di suo padre di porre fine alla sua vita, che non sia semplicemente l'aver perso tutti i soldi che aveva investito in un affare, perché secondo Todd questa ragione è troppo misera, è troppo meschina e insufficiente per motivare e legittimare una scelta definitiva così violenta come quella del padre. A me questa lettura è piaciuta tantissimo, credo che leggerò quanto prima il libro gemello, perché c'è un libro gemello, viene solitamente definito così, che è La fine della strada, sì, sempre edito da Minimum Fax per la collana dei classici, e viene chiamato libro gemello perché riproduce alcune delle tematiche che ci sono all'interno dell'opera galleggiante, e anche perché la tematica dei gemelli è molto comune nella narrativa, nello stile narrativo di John Barth. Lui aveva una sorella gemella e questa influenza, come lui stesso dichiara, è rimasta attiva per tutta la sua produzione letteraria. Bene, questo video commento è finito, spero che vi sia stato utile ad apprezzare questo autore che io personalmente ho molto amato, e sono curiosissima di vedere i video che hanno fatto gli altri. Metterò qui sotto tutti i link ai video che appartengono allo stesso tag, comunque si possono cercare con BookTube Italia Legge Indipendente. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.